Buongiorno prof, in questa seconda esperienza in casa in questo periodo di coronavirus andremo a vedere la legge di Lavoisier. Buona visione! Per questa esperienza avrò bisogno di un palloncino, un imbuto per mettere il bicarbonato all'interno del palloncino, un recipiente o un contenitore dove svolgere l'esperienza, dell'aceto di qualunque tipo, del bicarbonato, in questo caso ho utilizzato quello di sodio, e una bilancia. Ok, mi sono tirata un po' avanti, ho inserito l'aceto all'interno del mio contenitore. La quantità dell'aceto è a piacere. E dopodiché ho preso un palloncino e ci ho inserito all'interno il mio imbuto. Dentro l'imbuto ci ho messo del bicarbonato e adesso farò entrare tutto il bicarbonato all'interno del palloncino. Finita questa operazione, estraggo il palloncino dal imbuto in questo modo e poi posiziono il palloncino come tappo del mio contenitore in questo modo, stando attenta a non fare entrare il bicarbonato dentro l'aceto. Ok, è arrivato il pesaggio. Mettiamo il nostro ricavato sulla bilancia zerata e aspettiamo il risultato. Conta 419 grammi che poi noi ci appunteremo. Ok, adesso che abbiamo pesato il tutto, versiamo il bicarbonato all'interno del nostro aceto. Vediamo cosa succede. Come possiamo vedere, il palloncino si gonfia e il bicarbonato a contatto con l'aceto crea effervescenza. Ma di cosa si gonfia il palloncino? Il palloncino si gonfia di anidride carbonica. Ecco qua il risultato. Con molte bollicine il palloncino si sta ancora gonfiando. Aspettiamo che le bollicine finiscano e poi andiamo a pesare. Ok, nel mio caso possiamo notare che le due masse sono identiche e quindi l'esperimento è riuscito, perché la legge di Lavoisier dice che la somma della massa dei reagenti è uguale alla somma della massa dei prodotti.